Massimo Paolucci nella sede dell'Associazione Amici del Teatro Massimo io ti ringrazio tanto di questo invito perché veramente non vedevo l'ora di venirti oh. a trovare <ride> Onorato, allora onorato, onoratissimo di, di averti invitata e onoratissimo di, di avervi qui e, e questa è la nostra umile sede dove, dove lavoriamo e dove c'è un po' tutta la nostra storia il nostro, il nostro tesoro di esperienze io appena sono arrivata mi sono persa, ecco, vedendo tutti questi, queste, diciamo, eh, lavori messi in scena eh, negli anni, nell'arco degli anni, ho visto anche, eh, ho notato che ci sono gli amici che ho già eh, intervistato. intervistato, sì, sì, ma eh, questa sede è dal, dall'inizio? No, 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 è, è una, sede, una sede che è arrivata dopo, in realtà abbiamo girovagato per la città abbastanza in tanti anni di… Di attività, in realtà qui noi c'eravamo. Parliamo del, degli anni 80, seconda metà degli anni 80, fino all'inizio degli anni 90 siamo stati comunque in questi locali, eh, precisamente proprio nei locali dove io adesso sono in affitto con il mio ufficio, la mia attività, quindi corsi e ricorsi storici. Però in quel momento questi locali erano di in affitto eh, diciamo, mh, del comune, o meglio il comune li aveva in affitto con Later che è il, è il proprietario di questi locali. E dopo che è andata via la biblioteca comunale, perché questi sono locali storici della nostra città, qui c'era la biblioteca comunale, poi eh, questi locali vuoti sono stati dati in gestione a varie associazioni, tra cui la nostra, eh, dove abbiamo fatto lavori e prove per tanti anni. Diciamo una prima fase della nostra attività si è svolta, si è svolta qui. In realtà poi siamo tornati in questo locale, eh, per la precisione, nel 2000 e undici, fine 2011, inizio 2012, avevamo un accordo con l'amministrazione comunale per avere dei locali incomodato d'uso perché eravamo senza sede, perché in realtà ci spostavamo dal, dal complesso di Sant'Anna dove invece avevamo lì una sede assegnata insieme al Museo Exilibris e anche all'Associazione eh, Culturale Compagnia del Castello avevamo una sede comune lì, però appunto una sede comune e eh, una piccola stanza per tre associazioni eravamo un po' stretti e quindi avevo chiesto la possibilità di gestire questo spazio, tra l'altro anche in qualche modo... Non dico ristrutturandolo perché la struttura è questa, però dandogli, ecco, rifacendo l'impianto elettrico, facendo un palchetto qui dietro dove poter fare comodamente le nostre prove a nostre spese, e se non che proprio con l'avvento dell'amministrazione d'Ottavio, questi locali sono stati riconsegnati dal comune a Latere. E quindi poi eh, di fatto ho sottoscritto un contratto: abbiamo sottoscritto come associazione un contratto con, con Latere, un contratto d'affitto, e siamo qui ormai da dieci anni. Quindi eh, è diventato il nostro spazio. E niente, abbiamo cercato di arredarlo con i nostri ricordi, insomma, prima cosa, i manifesti dei nostri spettacoli, sia quelli più storici sia quelli più recenti, solo che non c'è più spazio, per cui quelli proprio recenti e quelli ad avvenire, secondo me, li teniamo nel cassetto, vediamo un po'. È una serie non grandissima, insomma. È... Umile, come ho detto, per le nostre risorse, per le nostre potenzialità, e, e quindi cerchiamo di tenerci un po' tutto, però tutto tutto non, non ci sta. Io, eh, dopo, ti ringrazio di aver dato questa bellissima spiegazione. Come nasce, voglio farti questa domanda, come nasce la passione per il teatro? Cioè... <ride> Una domanda che ho sentito ricorrente a tanti amici eh che sì. avete intervistato: come nasce? nasce? Nasce, come sempre succede per caso. Eh, Ieri ascoltavo l'intervista del mio carissimo amico Guido e, un po' come lui, e invece contrariamente agli amici Tommaso e Rocco, io non ho, non ho avuto esperienze di infanzia. Teatro sembrava una cosa completamente lontana per me, quindi eh, non ho ricordi di scuola, né elementare, né di, di superiori, se non le piccole cosine, sai, quelle recite questi fanno a Natale a fine anno scolastico, ma un ricordo assolutamente vago, proprio quasi inesistente. Perché? Perché anche qui può sembrare un luogo comune. Ma che succede? Succede che in genere chi fa questo è quando poi la passione ti folgora eh, scopri che ti ha folgorato perché eri la persona più timida del mondo e quindi eh, anche, anche a me è successa la stessa cosa per anni e anni la mia infanzia è trascorsa eh, pensando ad altro è molto, molto schiva sicuramente fuori, fuori dai riflettori di quello che poteva essere una recita scolastica non ricordo nemmeno di saper dire o meno le poesie di Natale o di Papa a cose di questo genere, quindi non ho assolutamente ricordi di infanzia, qui dall'altra parte della camera c'è Edoardo, ma Edoardo ricorda, noi siamo cresciuti insieme in questo quartiere, quando sono venuto a abitare qui Edoardo è stato il, il primo amico che ho conosciuto, noi stavamo in mezzo alla strada, insomma si viveva, si viveva a fare guardie e ladri, si giocava a calcio, si, ci, ci arrampicavamo sopra i palazzi in costruzione, sopra, sopra i cumuli di sabbia, quindi figurati se il teatro, l'arte, qualcosa di così astratto era era un po' nei, 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 nei nostri percorsi, quindi io non ho ricordi di questo tipo, se non che stando un pochino a giocare, allora si giocava nella strada e ci si poteva giocare, e quindi giocando nella strada, vivendo la, il nostro quartiere, la nostra parrocchia, dopo, dopo aver passato tutte le esperienze proprio della strada, de, 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 del corri nascondino, eccetera, pallone quant e quant'altro, lì o rimani nella strada oppure, che ne so, minimo ti imborghesisci e vai, per esempio, verso la parrocchia. E quindi c'era la parrocchia di San Giuseppe, c'era Don Celestino che invece era un grande trascinatore di giovani, eh, un collante di giovani. Abbiamo vissuto tante e tante esperienze giovanili, tra cui anche le esperienze recitative, le prime esperienze recitative lì. Se ne facevano abbastanza anche di importanti, forse qualcuno non le ricorda, però a Pasqua e a Natale si mettevano in piedi delle cose che sembravano quasi cinematografiche, eh, c'era allora il compianto papà di Sabrina Rodolfo eh, che faceva da regista ma da, da metteva in piedi un po' queste cose eh, che sembravano mastodontiche, invece però per noi è stato veramente un volano eh, importantissimo e quindi, e quindi le prime esperienze le ho cominciate lì. E Poi facevo, frequentavo il liceo e mh, ci ho messo quasi tutti i cinque anni del mio percorso liceale per arrivare a fare la prima esperienza, perché quando la mia classe e altre classi avevano provato a coinvolgermi mh, non mh, avevo declinato insomma, questa questa voglia, questa passione, quindi ci ho messo cinque anni e all'ultimo anno mi hanno trascinato di forza <ride> a fare una cosa, un'esperienza teatrale, allora il liceo aveva questa grandissima tradizione te teatrale per il teatro, insomma si facevano esperienze tutte classiche, tutto di teatro classico, ma erano esperienza che erano una palestra formidabile per, eh, per tutte le generazioni di quel periodo non a caso i primi grandi attori e il primo focus di questa associazione nasce lì, nasce dal, nasce dal liceo, nasce da questi primi Allievi che cominciano a costruirsi questo, questi percorsi. Addirittura si costruiscono anche in associazione: associazione Amici del Teatro, grazie alla volontà del professor Falcone, di Tommaso De Flavis, Sebastiano Nardone, Antonio Vanni, detto Tonino, più conosciuto come Tonino Vanni, e, e, ma tanti altri di quella generazione: Betti San Vitale. Adesso forse se faccio nomi ne dimentico sicuramente qualcuno. Quindi, C'erano già questi nostri predecessori che avevano spianato anche una strada diciamo, al liceo, quindi c'era questa tradizione fortissima che il liceo esprimeva spettacoli ed altro. Io, purtroppo, nonostante un po' l'interesse e la curiosità. Eh... Ci ho, messo un po', ci ho messo un po', forse perché quelle esperienze di parrocchia mi sembravano esaustive, sembravano eh, che già ti completassero, ti facessero sentire già un po' arrivato, non lo so. E comunque, insomma, l'ultimo anno di liceo eh, ho tramutato quell'esperienza che era solo parrocchiale finalmente su un palcoscenico. E quindi vado, vado in scena con lo spettacolo di allora che Mostellaria. Il manifesto è lì, 25 marzo 1982. Andiamo in scena con, con questo gruppo di, di, di ragazzi, la mia classe e non solo, anche classi più piccole perché allora gli spettacoli del liceo erano, erano cumulativi, diciamo dai più piccoli ai più grandi si faceva il gruppo, c'erano cioè dal quarto ginnasio fino a alla terza liceo io dovevo fare gli esami di stato quell'anno quindi figurati proprio perdi tempo <ride> completamente tutto quello che si poteva fare <ride> per non prepararsi agli esami beh, eh, ben, era benvenuto e insomma mi sono buttato in questa esperienza ed è stata la mia prima, prima data su palco su palco allora Teatro Vittoria che era anche in procinto di chiudere perché di lì ad un anno poi avrebbe, avrebbe chiuso i battenti per tutti i problemi che ci sono stati in quel periodo, lì ci fu il famoso incendio al cinema di Torino, quindi molti teatri o cinema non a norma chiusero e tra cui anche il Teatro Vittoria chiuse i chiuse battenti. E io però ho avuto la fortuna negli ultimi due anni di vita, prima della ristrutturazione, insomma, di, di, di segnare lì il mio, debutto, il mio debutto teatrale e poi di la. Come si dice appunto, la folgorazione sulla via di Damasco, perché capisci che dalla parrocchia sali su un palcoscenico e, e c'è altro, c'è qualcos'altro. Uno potrebbe dire tante cose, sai, tanti luoghi comuni, la magia del palcoscenico, eh, il narcisismo tipico dell'attore, quindi comunque la voglia di esibirti, non lo so cosa, eh, io ricordo eh, nitidamente gli attimi prima di andare in scena e eh, ho detto quegli attimi sono state. Eh, delle goccioline, sono state delle, delle emozioni, delle sensazioni che da cui non mi sono più mosso da allora a oggi, che sono esattamente 40 anni. Perché io, da quel momento, sono salito sul palco: in quel momento 25 marzo 82. Pur non avendo fatto di questa attività una professione, pur non avendo fatto uh, appunto una professione, anche un'impresa, un perché si può decidere di farlo come professione singola, puoi decidere di farne anche un'impresa, tutti gli effetti, però come, eh, come esperienza lavorativa a tutti gli effetti, però. Eh, Pur non avendo fatto di questo un lavoro, eh, ne ho fatto una carriera, eh, obiettivamente è stata una carriera. Perché io da quel momento non c'è stato un anno che io abbia saltato, dove non abbia fatto degli spettacoli, dove non sia andato in scena, dovunque e comunque. Non, si, non ti so dire dove ho fatto spettacoli, facciamo prima dire quasi quasi dove non li ho fatti, dove non, ho non mi è capitato di, di recitare. Per cui poi. Cosa è stata sta molla? Passione? Sì, sicuramente, Pff, status eh, mentale, formamentis, eh, eh, psicologia, animo, non, non lo so, non, 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 so. non so cosa dire. naturale? Anche talento, che... talento non lo so, perché talento è una parola che spesso la sento, la sento nominare, talento non lo so, io non mi ritengo un attore talentuoso, perché nella mia appunto ormai quarantennale, chiamiamola carriera, quindi esperienza teatrale, ho avuto anche la fortuna e il piacere di conoscere tante e tantissime realtà. E... Attori talentuosi obiettivamente ne, ne ho conosciuti diversi. Secondo me anche dentro Ortona ce ne sono: talenti ci sono: alcuni espressi, alcuni meno espressi, alcuni che mh, ci hanno, hanno provato, hanno fatto carriera, qualcuno, qualcuno poi qualcun altro che ha dovuto lasciare. E così nel mio percorso di conoscenza ne ho incontrati diversi. Talento. Talento non, non lo so, non credo, però una forza, una forza d'animo e una cocciutaggine, una testardaggine sì. Se quello si vuole definire talento sì, mi ritengo assolutamente talentuoso, sì, da Comunque, questo punto di vista. Volevo proprio arrivare al tuo carattere, effettivamente. E ti ha dato la possibilità di portare avanti per 40 anni questa bellissima realtà. Carattere inaspettato, perché rispetto alle premesse di cui ti ho parlato assolutamente inaspettato. Cioè, penso che mia madre e mio padre non mi avrebbero dato un soldo, un soldo bucato riguardo a questo, a questo carattere. Ma evidentemente sì, c'era, perché è chiaro che sono no l'hai, e poi si forma pure. Ecco appunto, in questi 40 anni si è formato Massimo Paolucci, <ride> sì, come sì, uomo. Sì. E... sì, sì, assolutamente. Però volevo arrivare um, come uomo attore e regista. Dov'è che si vede meglio Massimo Paolucci? Anche ruolo? questa è una domanda difficile perché se vogliamo, si può dire che sono nato, o mi sono imposto presuntuosamente, non lo so per indole, non lo so, eh, però mi sono quasi da subito imposto anche di essere regista delle cose che mettevamo in piedi. È vero che. La realtà in cui vivevamo te lo permetteva, cioè, era una realtà eh, dove non c'erano altre, altre compagnie, altri gruppi, c'eravamo solo noi, tra l'altro. Chi ci aveva preceduto, la generazione che ci aveva preceduto aveva lasciato per motivi di studio già di lavoro? O chi pensava di fare una carriera vera professionale era andato a fare, eh, vedi, Sebastiano Nardone, ma anche amici coetanei nostri. Sentivo ieri un po' l'intervista di Mauro, citava pure eh, Giuliano Tenisci, che è stato un nostro coetaneo, un mio coetaneo, nato proprio con le nostre prime, eh, le nostre prime esperienze, insomma. E quindi chi mh, aveva deciso di fare un una carriera, una professione o che per altri motivi aveva lasciato e aveva lasciato, e quindi io ho trovato anche un po' il terreno fertile ad un certo punto, cioè c'era un vuoto e c'era un gruppo di amici legata, legato a quella prima esperienza che voleva, voleva continuare ad andare avanti, però mancava. Un po' come dire il leader carismatico, sai, quello che si mette davanti, dice oggi facciamo questo, oggi ci vediamo a quest'ora per fare questo, oggi scegliamo questo, oggi dic diciamo che eh, andiamo in questa direzione. Sai, mi, ai più piaceva sentirsi essere coinvolti, però ci voleva qualcuno che li coinvolgesse. Quindi la mia funzione diciamo di regista obiettivamente. Senza avere esperienza, senza scuola, senza niente, è chiaro che da, da, da autodidatta era semplicemente voglia di mettersi da, davanti, quindi era solo organizzativa. Per cui la mia. La mia funzione iniziale di regista era perché se non lo facevi finiva il giocattolo. E in quel momento c'era il rischio, sai, anche noi nel frattempo siamo diventati studenti universitari, avevamo, eh, cominciavamo ad avere altri impegni, altri obiettivi. Eh, ahimè devo dire che tanti altri di noi l'hanno veramente portato a termine, insomma il discorso anche degli studi, de di, di carriere, altre cose. Io invece ho ballato un pochino con l'università ci stavo però lasciavo gli esami insomma andavo eh, un po come, come il gambero avanti e indietro perché ogni tanto riprendevo invece le fila di un gruppo di un'esperienza di, un, di una cosa quindi regista più per necessità eh, che per vera indole o preparazione anche se poi eh, diciamo che come dire cominciare a fare teatro ti ha portato a mh, a conoscere le cose, cioè nel senso che eh, molti fanno teatro perché prima si formano e dopo lavorano, <ride> noi prima abbiamo lavorato e dopo man mano ci siamo formati e quindi attraverso le nostre esperienze teatrali abbiamo cominciato anche a conoscere il teatro, quindi eh, andavamo a teatro in quel momento anche se era un periodo difficile, ti ho detto la chiusura del teatro, del teatro Vittoria ma poi di lì a poco siamo andati a finire Mallodion. Che nell'affetto, nella, nell nella concezione degli ortonesi non, non era considerato un teatro. Eh, però, in breve tempo, così è stato. Insomma, in breve tempo, il teatro Odeon è stata la nostra vera casa. Come amici del teatro, io ho la mia formazione, il mio momento particolare di crescita l'ho vissuto soprattutto all'Odeon. Poi al teatro Vittoria. Oggi, Tosti, ci sono tornato dopo la ristrutturazione. Però avevamo, avevamo tanto 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 macinato in questa nostra seconda casa che era invece il teatro, il teatro Odeon e lì appunto oltre a fare andavamo continuamente a vedere spettacoli, c'erano ancora le stagioni teatrali come ci sono anche oggi, però oggi il teatro è cambiato, il teatro di giro è cambiato, allora se volevi vedere uno spettacolo lo vedevi un po' in tutte le sue sfaccettature in quegli anni, cioè, ringraziando Dio eravamo ancora fortunati che c'era un circuito che ti portava a un certo tipo di spettacolo, ma quando te lo portava ti portava non solo il nome, te ne portava anche due, anche tre nello stesso spettacolo e poi ti portava una compagnia anche di 8-10 persone e ti portava poi le scene, ti portava le luci e tu potevi vedere come le montavano, come allestivano le luci, cioè potevi vedere tante cose. Oggi per amore del cielo si fa, sicuramente si fa, si fa tutto, ci sono i teatri stabili, quelli grossi, quelli che, che sono fissi nelle grandi città che ti, mettono, ti permettono ancora di allestire grossi spettacoli, però probabilmente il teatro di giro. E non è più quello di, di 30-40 anni fa e quindi a noi, a noi che avevamo voglia, voglia di, di crescere, di, di conoscere questa, questa cosa mistica del teatro, questa, questa grande eh, scoperta del, del teatro in tutte le sue sfaccettature, questo ci aiutava tanto e, e quindi ecco... Eh, per cui quella voglia diciamo di essere anche regista veniva man mano alimentata da, dalla conoscenza di, di, questi, di questi spettacoli. Quindi io parallelamente alla, alla, alla mia personale crescita oh. Poi che sia stata reale o no, non, non lo so. <ride> e, diciamo che parlano gli anni, sicuramente. Però, parallelamente a questo, sicuramente ho macinato, ho macinato spettacoli, 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 ne, ne ho viste a Iosa. Fino a che poi, all'inizio degli anni 90, la nostra crescita. Strutturale, diciamo anche di esperienza, addirittura mi ha portato ad avere in mano il pallino organizzativo della, delle stagioni teatrali nella nostra città perché negli anni '90 l'amministrazione ci ha dato eh, mandato come Associazione Amici del Teatro di gestire. La programmazione e la, la gestione, diciamo un po' così, del, del, delle stagioni teatrali che si risolveva fondamentalmente nella scelta, nel calendarizzare e nel poi vendere abbonamenti, biglietti e stare lì a, al botteghino a filtrare pubblico e quant'altro, ad aspettare le compagnie che arrivavano. E quindi, da quel momento, dal 90, e questo è stato ininterrotto fino al 2012, eh, e quindi da quel momento. In poi abbiamo avuto anche il pallino della gestione della scelta degli spettacoli, per cui questa simbiosi tra la nostra crescita personale interna e quella di conoscere un po' come viveva e montava il teatro è stata, stata tutt'uno. Insomma, e quindi eccoci qui. Studio e lavoro, diciamo che questo è. Sì, studio e lavoro assolutamente sì, anche se manca ancora poi uno step, diciamo. Maturo ulteriore che è arrivato ancora dopo, ancora qualche anno dopo, diciamo abbiamo dovuto attendere ancora un'altra decina d'anni: prima di veramente provare a fare anche tardivamente. Perché volendo potevamo aprirci anche prima a queste esperienze. Però siamo usciti un po' proprio più dal guscio. Eh, e quindi. Contatto con le compagnie del territorio e contatto attraverso le compagnie del territorio anche con il teatro che poteva contare. Quindi, successivamente, una decina d'anni dopo, abbiamo e ho affrontato tardivamente, però con, anche con orgoglio e con riconoscenza, lo dico, insomma, ho affrontato anche esperienze proprio di formazione, perché comunque ho avuto la fortuna di andare a lavorare. Proprio lavorare come, come attore in alcune compagnie esterne del territorio, sia a Pescara con il Florian, eh, per un periodo anche con la compagnia Guardiani dell'Oca di, di Guardianelli legata a Zenone Benedetto, eh, soprattutto teatro per ragazzi. Eh, e attraverso questi contatti, quindi con questa esperienza con, eh, con il Florian, poi la possibilità e la fortuna di conoscere anche qualche altro regista, quindi qualche vero regista che probabilmente. E probabilmente poi ti, ti ha finito un po' di, di erudire, di darti quelle indicazioni che forse ti mancavano, insomma, quindi hai avuto questa possibilità di avere eh, esperienze di formazione un po' più importanti, tra l'altro. Anche qui molto tardivamente, ma con estremo piacere. Ho avuto la fortuna di conoscere, sono andato a lavorare in un paio di, di spettacoli di produzioni del teatro Marruccino, e quindi ho conosciuto anche Sabatino Ciocca, che è stato il regista, um, regista storico del Teatro Marruccino. Secondo me uno dei più bravi registi che ci siano, non solo nel nostro territorio, ma nel, secondo me nel panorama nazionale. Forse poco poco apprezzato perché Sabatino è uno che ha sempre investito nella sua città, nel suo territorio, nel, nel, suo, diciamo, nel suo piccolo regno che era il teatro Marruccino, ma Sabatino è, è un grande formatore, credo che sia un grande formatore e chi, chi in genere è uscito dalla sua scuola è, è un, insomma, è sicuramente, sicuramente è formato e... Ne ho conosciuti pochi, ma credo che quei pochi che ho conosciuto siano, siano stati veramente importanti e per il mio percorso, ma anche per, per le persone che, che poi ho avuto la fortuna di mettere in contatto e in relazione con, eh, con loro. E Sabatino è sicuramente uno di questi. Uno spettacolo a cui tu, sei, in questi 40 anni, sei affezionato. So che sono, tutti, sono stati tutti belli, però uno è eh, che... difficile difficile risponderti, Anna Maria. Difficile perché, perché, perché ogni spettacolo ti, ti ha dato qualcosa, poi, soprattutto tornando al ragionamento di prima, attore e regista, quindi spesso e volentieri. Prenderti anche la responsabilità di scegliere uno spettacolo automaticamente ti dice che se scegli uno spettacolo quello ti piace. Eh, perché mentre lo leggevi ti diceva qualcosa per, perché in boh, quel momento ti ha dato un'emozione, ti ha dato una sensazione. Quindi obiettivamente ce ne sono diversi. Sicuramente tutti quelli che ho scelto io sono, sono sicuramente tutti spettacoli, tutti spettacoli che che ti sono rimasti nel cuore in qualche modo. Uh, sì, qualcuno, qualcuno un po' di più. Diciamo che ecco, intanto. Però secondo me sbagliando. Intanto io ho sempre avuto una propensione per un certo tipo di teatro impegnato, forse drammaturgicamente un po' più, più sostenuto, più forte, quindi mm, eh, mi, mi piace un po' più il teatro a tinte fosche, il, più, il noir. Quindi sicuramente i drammi, eh, i gialli mi piacciono di più e ho la sensazione di essere più votato, più portato anche se poi credo e anche questo ho scoperto tramite qualche regista eh, professionale con cui mi sono trovato probabilmente forse ho una indole migliore a essere più attore comico che non, che non drammatico, per cui anche i comici che abbiamo fatto in qualche modo mi hanno dato, mi hanno dato una, delle soddisfazioni. Poi non, non posso dire di essere attorialmente un caratterista puro, eh, probabilmente io sono come dire, per, per indole, per preparazione, per, per, per metodo, eh, quello che si dice in gergo la spalla, eh, piuttosto che... Che è il mattatore che è il caratterista eh, però anche nei comici mi, mi sono mi sono a volte trovato e ho trovato a volte delle caratterizzazioni quindi eh, ti posso dire che mi piacciono un sacco i testi classici, le commedie classiche, perché sono poi rileggibili anche in chiave, in chiave attuale, con linguaggi particolari, insomma una certa propensione perché ti permettono di, di, di stravolgere e di rileggere anche in chiave grottesca insomma, un pochino il significato, eh, le vicende. E sono un grande appassionato di gialli, inevitabilmente. Uno. Eh, esatto, perché mh, questo manifesto è recente. Tra l'altro, è l'unico che ho salvato perché abbiamo fatto un trittico recentemente a Palazzo Corvo e siamo tornati a riesumare la nostra amata Agatha Christie, che abbiamo saccheggiato in lungo e largo nella sua produzione teatrale negli anni perché avevamo questa propensione per i gialli, che poi si faceva poco in giro. I gialli in Italia non è che se ne sono rappresentati tantissimi e se ne fanno tantissimi perché. Benché invece in Inghilterra, nel, nel, nella cultura anglosassone, siano molto, molto seguiti, nella nostra un, un po' meno, anche se poi hanno una fetta di pubblico affezionato, che è appassionato, che, che li segue comunque e, e ovunque, e noi pure ci siamo appassionati a questa scrittura, sai. Queste cose un pochino eh, particolari, questa ambientazione, appunto, atmosfere noire che spesso e volentieri questi gialli ti davano sia quando li mettevamo in scena in maniera tradizionale sui palcoscenici, ma anche adesso che li abbiamo da qualche anno invece trasportati in quel di Palazzo Corvo, che è addirittura è una stanza intima, chiusa già di suo stanza eh, con gli spettatori intimi e pochi attorno a noi, quindi dentro la stanza, che ancora di più ti danno questa quest atmosfera. Quindi, insomma, anche, anche i gialli, ti ripeto, sono, sono un pochino nel mio, nel mio cuore, me li sento addosso e ho questa grande passione. Per cui ti dico che forse, ecco, se proprio voglio darti una, una predilizione, eh, negli ultimi anni in particolar modo quelli che ci ha confezionati e ci ha scritti l'amico Antonio Tenisci eh, sarà perché sono eh, quelli storici soprattutto sono ambientati su, in Ortona e sono ambientati e sono caratterizzati da, da elementi di storia locale, seppure fantasiosi evidentemente perché sennò il, il, devi cercare sempre di creare un attimo di come dire di, 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 di fantasia, di, 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 di invenzione, ecco. Eh, ecco quelli forse sono quelli su cui un po' sono un po' più legato nei, negli ultimi anni, sarà perché un pochino appunto eh, ripercorrono anche le tappe della nostra storia, della nostra città e siccome io Rivendico anche fortemente il mio attaccamento al territorio e l'aver voluto comunque portare avanti la nostra esperienza, la mia esperienza, soprattutto nel territorio e come territorio locale, quindi più che mai questa simbiosi un pochino rappresenta eh, al meglio il mio percorso artistico, insomma, quindi diciamo che, che forse questi ultimi testi sono quelli, eh, quelli su cui in questo momento ho un maggiore affetto, forse perché siccome hanno bisogno anche di essere conosciuti di più, hanno bisogno ancora di essere promossi, hanno ancora bisogno di, di essere sviluppati, di essere lavorati, quindi anche per questo, cioè, credo che siano ancora un po' incompiuti, e allora c'è bisogno, di, bisogno di, di dargli uno sprono in più e di poterci lavorare qualcosa in più e quindi credo che ci possiamo darci ancora tanto e allora anche per questo credo che il mio affetto vada in quella direzione. Però farei torto, fare torto un po' a tutta questa tutta roba che vedi, che vedi appesa qui, insomma, in qualche modo, eh, se ti dicessi che qualcuno è decisamente più preferibile di altri, no, non rinnego... Quasi nulla di quello che ho fatto perché poi, sai cos'è? L'attore va in scena e, allora qui parla l'attore, non tanto il regista, e, e ti, ti dico anche l'attore non, non estremamente talentuoso, quindi l'attore va in scena e l'attore, quando va in scena, è appunto è narcisista, è, è esibizionista, è presuntuoso, è, è a volte anche edonista, quindi. L'attore basta che lo metti lassù. <ride> Qualunque cosa faccia, <ride> si, prende, prende, si prende il suo appunto il suo palcoscenico e, e quindi l'attore è quello. E per cui dà vita a qualcosa, a qualcuno qualcosa e, e va bene, insomma. E poi. Certo, se ci sono delle belle scritture, una bella confezione, un bel contesto, è ancora tutto più, più stimolante, però fondamentalmente dico l'attore, è, è quello e quindi mh, dagli, dagli un copione, dagli delle battute, è, è, va tutto bene, insomma, ecco, perché qualunque cosa è, è sempre bella se poi appunto gli dai vita, gli dai una tua caratterizzazione, una tua coloritura. Ecco. Progetti per il futuro. Cosa bolle in pentola, posso dire così? Eh, cosa bolle in pentola, è una bella domanda. E come ti ho detto... Ogni anno di questi 40 abbiamo sempre cercato di, di rimetterci in moto, sempre di pensare a qualcosa di, di nuovo da fare, quindi figurati se ti dicessi non abbiamo niente che bolle in pentola. In realtà abbiamo tante cose che potrebbero bollire in pentola. Eh, cerchiamo appunto di coprire ogni, in ogni momento una fase della stagione. Quando è l'inverno o, o autunno, primavera la, ragioniamo per il chiuso nel momento in cui arriviamo l'estate ragioniamo per l'aperto ma ovviamente ragioniamo anche a, a media lunga scadenza e noi da qualche anno eh, abbiamo cercato anche di indirizzare le nostre attività i nostri spettacoli in delle location e dei formati diciamo artistici tali compatibili con quelle location, quindi siamo andati un pochino a, a trovare delle soluzioni peculiari rispetto a un po' il teatro che viene proposto in genere, diciamo in, in alternativo se vogliamo al palcoscenico vero e proprio, o comunque alle tavole da palco vero e proprio, perché poi un palco può essere montato ovunque, lo puoi trovare dentro un teatro che è la sua casa deputata, ma come puoi trovare un palco nelle piazze? Per dire figurati, noi abbiamo un trascorso di, di piazza. Eh, che i guitti rispetto a noi forse veramente ci fanno, ci fanno un baffo, perché abbiamo fatto tante di quelle cose nelle piazze, ma che ti dico nelle piazze? Eh, più assurde, cioè nelle piazze anche di festa, per dire, con le giostre accese, con le bancarelle eh, attive, con gente che ti schiamazzava a destra e a manca. Abbiamo fatto, insomma, ci siamo esposti quando eravamo giovani, quando avevamo voglia di, di proporci ovunque e comunque, come ti dicevo prima, eh, a fare queste cose appunto sulle classiche tavole di palcoscenico. Da qualche tempo, appunto da qualche anno, stiamo indirizzando meglio le nostre proposte eh, dei cosiddetti spazi di teatro ambiente, intendendosi per teatro ambiente la cornice storica, logistica tale che abbiamo in quel momento da caratterizzare. Quindi, nella nostra città abbiamo individuato due spazi, uno al chiuso e uno all'aperto, negli ultimi anni, eh, alternativi al palcoscenico o al palco vero e proprio. E quindi Palazzo Corvo per quanto riguarda la parte invernale, adesso ne siamo usciti appunto con questa rassegna e sicuramente ci piacerebbe mh, proseguire anche in, in quella direzione, anche nel futuro, però questo ecco, noi abbiamo già fatto, se vogliamo, una richiesta, in realtà no, gliela facciamo ogni anno al, al nostro sindaco. Gliel'ho fatta recentemente quando è venuto a vederci. L'ultima volta ho detto se sarai di nuovo tu il sindaco della nostra città o chi per te, noi avremo piacere di poter continuare a fare questi progetti in questa struttura perché abbiamo tante cose da poter presentare lì, proprio come teatro contestualizzato all'interno di, di quella stanza e non solo ma dico quella stanza come potrebbe essere anche per esempio la stanza di Palazzo Farnese adesso so che ci sono dei progetti di ristrutturazione, di riqualificazione di queste strutture perché hanno bisogno di lifting abbastanza importanti quindi eh, ci auguriamo che vada per il meglio e ci auguriamo anche che ci sia una destinazione d'uso tale da poter permettere anche la collocazione di testi e di spettacoli teatrali perché siamo pronti e crediamo di essere pronti e preparati per questo tipo di, di teatralità insomma per cui ci piacerebbe poter continuare eh, a fare lavori al chiuso in quella, in quella direzione e stiamo già lavorando su idee. Eh, non ti nascondo che abbiamo cercato qua e là di contaminare qualche qualche operazione teatrale eh, presa dal cinema, e quindi abbiamo fatto dei, dei, degli spettacoli, dei, dei soggetti, insomma, che venivano dal cinema, cercando di riscriverli, cercando di rielaborarli e portarli al chiuso, là dove fosse possibile. E lo stesso pensiamo e speriamo di poter fare anche per l'aperto. L'aperto è il nostro luogo deputato da qualche anno è il castello, perché come luogo naturale si presta a delle operazioni eh, diciamo, adatte per un certo tipo di proposta teatrale, come abbiamo già fatto. Insomma, tutte le cose che abbiamo eh, messo in piedi negli ultimi anni noi l'abbiamo sempre pensato e adattato per il castello all'aperto e quindi sfruttando a quasi a pie pari tutta la, la struttura del castello, così com'è senza contaminarla di, di quasi nulla, al massimo un tavolo delle sedie, ma, ma niente di più probabilmente andando nella direzione del teatro storico e quindi che era più consono anche alla, alla struttura stessa e abbiamo avuto grandi soddisfazioni e anche grandi consensi nel, nel fare quelle operazioni proprio sui testi di Antonio, di Antonio Tenisti, Tenisci ma non solo, insomma abbiamo Messo in piedi anche altri riallestimenti, anche riletture diverse che potessero andare bene per il castello. E, e quindi avremmo intenzione e piacere di riproporci anche, anche quest'anno. Adesso siamo in una fase un po' strana se vogliamo di programmazione perché ci saranno le elezioni prossimamente e quindi qualunque nuova amministrazione si potrà eh, verosimilmente collocare eh, ed essere operativa diciamo metà giugno, fine giugno, quindi già in una fase eh, diciamo un po' tardiva per poter essere mh, pronti a sostenere, a supportare qualche, qualche proposta. Noi, ci, ci stiamo comunque pensando. Speriamo di poter avere il sostegno di della nuova amministrazione. E speriamo di poter avere il supporto perché, ripeto, le idee sono tante. E cerchiamo anche di essere pronti da noi attraverso degli sponsor privati che in questi ultimi anni ci hanno aiutato. Perché poi la nostra proposta al castello abbiamo sempre cercato di offrirla gratuitamente allo spettatore perché poi il castello non è. Eh, diciamo strutturato perché possa ospitare in maniera proficua e costante pubblico agli spettacoli perché comunque devi portare sempre un numero limitato di persone per un fatto di sicurezza e di fruibilità e quelle persone che ci porti non puoi creare nel castello una struttura tipo palco o spaltoni dove possono sedersi comodamente quindi diciamo che sfruttiamo a pari il prato che c'è all'interno su per poter poi noi sfruttare attorialmente, perché in realtà serve più a noi che al pubblico poter coprire gli spazi del castello a tutto tondo o quasi, non di 460 gradi ma a 180 sì, e con le cose che, che facciamo. Però a noi aiuta tanto. E ci piacerebbe proseguire in questo lavoro, che poi non diventa solo spettacolo o uh, diciamo idea artistica in sé per sé. Ma potrebbe diventare anche idea turistica perché quello è quello un po' l'obiettivo, cioè una cosa a cui sto pensando già da un paio d'anni, ma ci sto pensando naturalmente, cioè nel senso che mi sono trovato in questi anni a lavorare durante le prove spesso e volentieri lì in loco al castello, castello aperto, non è che quando andiamo a provare chiediamo l'utilizzo esclusivo del castello, noi andiamo. Con il turista che normalmente viene a visitare il castello, quindi con il castello aperto negli orari in cui può esserci fruizione di gente. E abbiamo scoperto in questi ultimi anni, soprattutto in periodo Covid, eh, che forse Ortona è diventata anche meta di tanta gente fuori dal comune, che io non, non ho mai visto in, in vita mia quindi probabilmente l'epoca Covid deve aver fatto di Ortona adesso anche tutto quello che c'è con lo sviluppo della pista ciclopedonabile pedonale quindi comunque con, eh, con lo sviluppo della costa dei Trabocchi, che sicuramente è una, è una frontiera per il prossimo futuro insomma io ho visto effettivamente tanta, tanta gente che non vedevo da anni e ho questo polso della situazione stando lì a castello perché viene gente a castello che tu non vedi mai in vita tua qui nella nostra città quindi gente che non è manco quel turista che ti torna puntualmente tutti gli anni è un turista occasionale che non necessariamente sta qui quando tu puoi voi mettere la tua data dello spettacolo allora il, il, può essere che questo turista sta lì nel giorno in cui tu stai provando però gente che viene quando tu stai provando viene, si ferma anche mezz'ora e vede le tue prove. Quindi io pensavo e ho questa idea forte nella mia testa di proseguire questo percorso cercando di strutturarlo al meglio, cioè proporre delle iniziative che possono essere eh, collocabili nel castello e quindi comunque collocabili all'interno di quello spazio. Poi, se parlano della nostra storia ancora meglio. Di qui la mia grande voglia di finire di compiere quei percorsi di Antonio Tinisci sulla storia di Ortona, perché poi lui ha scritto La Madama, che era quel testo giallo che è stato il testo capofila. L'anno scorso ha scritto il prequel e adesso gli ho commissionato il sequel in modo tale che diventa una storia a tre puntate, diciamo così. Quindi ho questa, avrei questa ambizione, mi piacerebbe avere questa ambizione e fare di questa costruzione di spettacoli, però non quest'anno, probabilmente ci vorrà del tempo, una sorta di prova aperta, quindi aperta al pubblico, come un percorso turistico, turistico-culturale. Questa potrebbe essere un'idea, secondo me, vincente, perché abbiamo visto che c'è gente, ripeto, viene lì, si fa la passeggiata nel castello, vede. Dei pellegrini che provano, diciamo così, mi, mi, mi metto anche nella condizione di non essere eh, ancora completamente strutturato come attore e come organizzazione, ma in realtà non è così, cioè, nel senso che poi quando proviamo, proviamo, ci siamo tutti, la prova si vede che è una prova abbastanza ben strutturata. Però questa gente viene, si ferma e ascolta con piacere questa questa prova. Quindi potrebbe essere che insieme mettiamo e mettiamo, coniughiamo tante, tante situazioni attraverso questo percorso. Adesso ti ho fatto l'esempio dei gialli storici, perché i gialli storici addirittura potrebbero completare questa operazione perché riguarda, riguarda la nostra storia e quindi potremo offrire anche uno spaccato di storia al turista. Però poi, invece, se vogliamo andare nella direzione del classico pubblico che vuole venire a vedere uno spettacolo al castello, noi, oltre già gli storici, abbiamo tante e tante idee da mettere in piedi. E forse vogliamo riproporre uno spettacolo che aveva avuto la regia di Tommaso Trozzi. E... Sei anni fa, che Megisti liberamente tratto, eh, ispirato più che tratto, è solo ispirato al film mediterraneo di Salvatore. Se ci piacerebbe poterlo riproporre, perché il castello come cornice naturale sul mare potrebbe coniugare il tema di quel film, eh, e quindi potrebbe essere la sua collocazione naturale, così come altre idee. Quindi. Ne avremmo tante obiettivamente di idee, però è chiaro che poi tra il dire e il fare, allestire uno spettacolo al castello comunque ha un suo percorso, perché intanto lo devi vestire di tecnica, ci vogliono le luci, ci vogliono i microfoni, ci vogliono i costumi, se, se sei uno spettacolo ambientato 40 anni fa o 50 anni fa o 60 o 500 anni fa comunque hai bisogno di costumi, un minimo di, di organizzazione logistica. E quindi, insomma, un spettacolo al castello, io negli ultimi anni ho proposto iniziative eh, sempre con non meno di 20-30 persone eh, che si muovessero in scena tra comparse, maestranze e attori eh, veri e propri. Quindi, e queste operazioni di cui parliamo, insomma, proprio perché sono al castello, che è uno spazio largo che ti permette di poterlo, di poterlo fare hanno bisogno di avere sicuramente un sostegno importante sia da un punto di vista del, eh, de, 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 del supporto dell'amministrazione come patrocinio come utilizzo della struttura eh, come possibilità di risorse ma anche di privati perché mh, insomma, sono, sono situazioni importanti e non ti, non ti nascondo che già eravamo lì lì l'anno scorso eh, poi, un po' mancanza di tempo, un po' tutto frettoloso, insomma che, eh, vorrei, vorrei se riusciamo, se non è quest'anno l'anno prossimo, insomma, vorrei coinvolgere anche qualche attore o attrice importante e di fama nazionale su questi progetti per dare una migliore forza e una migliore promozione al tutto. Quindi ci, mi piacerebbe lavorare, come è già capitato con altri progetti, anche con dei nomi importanti del teatro nazionale che ci hanno dato una mano in passato e che hanno un bellissimo ricordo della nostra realtà e di Ortone che tornerebbero volentieri a fare queste cose con noi, quindi l'obiettivo è anche questo: cioè crescendo e poter crescere attraverso queste, queste esperienze. Diversamente, nel futuro, 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 come facciamo queste cose che possono sembrare un pochino un po' più ampie, di ampio respiro e di ampio coinvolgimento, però nello stesso tempo eh, abbiamo fatto tante esperienze di teatro minimalista, eh, quindi siamo in grado di poter eh, lavorare anche su altri fronti, altre situazioni. Insomma quest'estate abbiamo già credo tre date, mi sembra che siano 17. 7 luglio 7 agosto e 27 agosto tre cene con delitto all'hotel Mara. Eh, per noi una prima assoluta come cene con delitto. Quindi presenteremo tre nostri lavori che invece si svolgono nell'intimità di una cena. Però comunque facciamo delle, delle cose che sono assolutamente di, di, di qualità teatrale, assolutamente eh, per noi importanti e anche strutturate e quello è un fronte che abbiamo sperimentato neg neg negli ultimi anni e, e spesso insomma ci chiamano e andiamo in o in normali cene, ma andiamo anche a volte a, ad occupare delle location caratteristiche, insomma, portando lavori che si collocano in quella, in quella struttura. Non necessariamente una cena con delitto, perché una cena con delitto unisce lo spettacolo con il ludico, quindi con la partecipazione diretta dello spettatore e quindi c'è questa moda in cui in qualche modo ci siamo ritrovati anche noi, ma non necessariamente questo, perché in alcune location abbiamo fatto anche altre tipologie di spettacoli, quello che si chiama il teatro della persona, insomma, che noi abbiamo affrontato e portato avanti per Alcuni anni, grazie a questo mh, contatto e in questa esperienza comune con questo regista Walter Manfred, che è stato un po' un, un nostro mentore eh, in quella direzione, noi abbiamo delle esperienze di quel tipo di teatro fatte anche appunto, in altre location, spettacoli per un attore e pochi spettatori, insomma. Addirittura avevamo la confessione che era un, un attore e una spettatrice o un'attrice e uno spettatore. Quindi, 20 su 20 abbiamo avuto anche esperienze di questo tipo, coprendo spesso e volentieri spazi inaspettati rispetto, rispetto al palcoscenico tradizionale. Quindi ripeto, da questo punto di vista abbiamo tante tante idee per il futuro, vorremmo fare tante cose, ci stiamo già lavorando sicuramente con rielaborazioni anche di soggetti. E di soggetti teatrali appartenenti alla letteratura classica come per esempio ti faccio un nome così ma ne parlavamo scherzando tra amici però sai l'abbiamo detto una volta l'abbiamo detto due, l'abbiamo detto tre secondo me se tanto mi da tanto diventa, diventa fatto si parlava di, di Dracula di, 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 di strutturare qualcosa legato a questa figura di Dracula e quindi vediamo dove andare ad attingere attraverso quale, quale, quale versione letteraria per poter costruire uno spettacolo attorno, attorno a, questa, a questa figura quindi ecco una delle tante idee che, che abbiamo, quindi qualcosa legato alla letteratura classica, tradizionale, però anche sul contemporaneo. Infatti, vorremmo probabilmente tornare anche a, a individuare qualche scrittura contemporanea per eh, così un po' per variare anche la proposta. E quindi, anche questo potrebbe essere nel nostro panorama, diciamo, eh, di programmazione del 2023, perché sicuramente fino alla fine dell'anno abbiamo già appunto delle cose tracciate quindi delle riprese da, da, da presentare e forse appunto se, se mettiamo in piedi questa mini stagione al castello eh, probabilmente poi siamo già così proiettati all'autunno quindi sicuramente costruire qualcosa di ex novo eh, se ne parlerà nel 2023 però eh, ecco veramente chiudo scusa il, e essere oltre in modo dilungato e stiamo anche in una fase non dico di rinascita ma una fase di rilancio ecco, della, della, nostra, della nostra realtà in particolar modo noi abbiamo avuto diciamo una fase una fase strana nel nostro percorso cioè che quelli che venivano da quel primo spettacolo dell'82 quelli che sono venuti successivamente poco dopo, eh, molti di questi per vari motivi si sono allontanati e si sono persi. Io poi ho mantenuto fermo un pochino il, il lavoro della nostra associazione attraverso nuove generazioni che sono subentrate nel, nel gruppo, soprattutto attraverso dei laboratori teatrali che avevo eh, diretto e portato avanti nell'allora, nell allora, è tuttora scuola ITC di, di Ortona, in realtà eh, con l'allora preside perché c'era il preside Palazzo che insomma ha sempre avuto una grossa stima della nostra realtà e mi aveva commissionato almeno per una, credo una decina d'anni eh, diciamo la possibilità di fare laboratori in quell'istituto e tramite questi laboratori, anche prendendo ragazzi da altre scuole perché a volte ne venivano eh, contaminando insomma, un pochino il percorso del laboratorio anche da altri istituti, è venuta fuori una nuova generazione di, di, di attori. Generazione che in realtà ha deciso di farne un mestiere, quindi alcuni di loro sono andati fuori, altri sono rimasti ad investire pur lavorando con noi. E quindi qualcuno di loro eh, ragionevolmente adesso ha deciso di mh, prendere una strada anche indipendente, professionale per andare avanti e per costruirsi un percorso, un mercato che probabilmente non rimane solo dentro Ortona, ma anche fuori Ortona. E quindi noi, eh, che invece manteniamo sempre un po' questo dualismo tra. Amatorietà e, 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 e poi invece eh, semi professionalità, ma poi anche altre professioni. Un pochino dobbiamo eh, correggere eh, un po' la direttura, insomma, la strada, e, e allora eh, stiamo cercando di ritrovarci con quello che era un po' lo zoccolo duro della nostra associazione, con quelli un po' più, più attempati che adesso forse hanno anche un po' più di opportunità e di possibilità per. Per cercare di, di portare avanti questa passione e questo, questo lavoro. Quindi, eh, probabilmente rilanceremo l'attività dell'associazione eh, tornando a mettere dentro. A, nella nostra associazione figure che forse per voi per un motivo, voi per un altro hanno, hanno lasciato in questi anni ma che invece hanno manifestato in, anche recentemente insomma, il loro desiderio di voler tornare a fare, a fare teatro con noi e quindi forse mh, torneremo a fare probabilmente un teatro anche a volte più minimalista eh, però fatto di persone eh, legate un pochino a dei, diciamo, dei, dei percorsi un po' più riconoscibili che quindi non siano necessariamente professionali perché poi se decidi di fare di questa attività una professione devi prendere un'altra strada e perciò è... non credo che alla soglia quasi dei 60 anni almeno per me, ma qualcuno di noi insomma vogliamo decidere di, di cambiare mestiere alla fine non c'è mai, mai limite alla provvidenza, sicuramente si, si potrebbe anche fare e nonostante dei passaggi anche strutturali alla nostra associazione li abbiamo fatti perché abbiamo rifondato l'associazione, ridepositato un nuovo statuto proprio recentemente, e dal primo marzo eh, finalmente abbiamo preso anche una partita IVA e col nuovo statuto ci permette comunque di poter lavorare anche professionalmente, quindi di poter contrattualizzare Gente professionistica, eh, quindi che venga, venga da, da esperienze professionali esterne e nello stesso tempo anche noi di poterci portare in quella, in quella direzione, quindi a tutti gli effetti di essere una compagnia professionale proprio per lasciare aperte tutte tutte le possibilità però ripeto ciò nonostante in questo momento eh, stiamo ritrovando un, un afflato eh, con quelli che eh, quasi tutti quelli che erano i compagni di viaggio di un po' più di anni rispetto a, a quelli che, eh, che sono venuti un po' più di recente e che stanno intraprendendo anche altre a giusta ragione altre strade insomma quindi questo è un pochino il futuro poi è chiaro che mh, molto dipenderà anche da, da quando e quanto eh, vorranno sostenerci, come potranno sostenerci, quindi quella che sarà un po' la visione globale della città da un punto di vista culturale e teatrale, dipenderà anche molto da, da quello, quindi in base a quello capiremo anche cosa, cosa fare meglio, insomma. però eh, stiamo cercando di non farci trovare impreparati da questo punto di vista. Massimo, io sono rimasta incantata, si vede in quello che hai detto la tua passione, il tuo amore per questa, questa bella associazione che hai Portato avanti e stai portando avanti sacrificio, tanto senta, sacrificio, sì, sicuramente. E, e ti ringrazio tantissimo. Grazie perché, a voi, grazie e, a voi. Grazie anche a Edoardo, che in questo periodo stiamo. Eh, vi ringrazio, ritrovando. vi ringrazio per questa attenzione verso un po' il, il movimento teatrale cittadino. E quindi vi ringrazio, e ringrazio anche dell'attenzione dell che avete dimostrato per alcuni dei nostri amici, ma un po' per tutti, anche quelli più giovani, perché è giusto far conoscere. Un po' cosa c'è nella nostra città, insomma, c'è tanto, tanto da questo punto di vista. E un pochino, dico un pochino, me ne sento anche partecipe, insomma, perché penso che in qualche modo: l'esserci stato da 40 anni a questa parte abbia permesso un po' a tutti. E a tutti di, eh, di crescere e di fare, anche quando ho avuto attraverso questa mia passione, chiamiamola così: sempre diamogli questa etichetta come passione, ma sono tante altre cose come eh, ti ho detto: anche quando ho avuto la possibilità come, come amministratore di poter eh, far crescere, di dare delle opportunità sia sì, anche alla nostra realtà, che è alle realtà che man mano eh, crescevano e volevano, volevano esprimersi nella nella, nella nostra città, insomma. quindi ehm, ritengo che un pochino la nostra storia sia stata una storia comune a tutte queste, a tutte queste persone che avete incontrato in questi, in questi giorni. E, e, scusatemi della lungaggine, ma. Eh, era tutto dovuto Max. ci sarebbe stato tanto tanto no. altro da dire ma poi forse, forse poi si arriva ad annoiare insomma io più che altro io. ho cercato un po' di raccontare me stesso più, più che se vogliamo in assoluto l'attività della, della questa mattina mi sono dedicato un po' più a me dai e, e, più che l'attività dell'associazione se non poi queste indicazioni sul, sul futuro e, che speriamo che sia rosio eh, e, e costruttivo è produttivo, è produttivo abbiamo... per noi. Poi in fondo teatro è vita e quindi eh, se abbiamo voglia di proporci vuol dire, vuol dire che ci siamo, <ride> abbiamo voglia di vivere. Permettimi però per concludere, perché avendo avuto modo anche di incontrare i tuoi amici, eh, anche dietro la, la telecamera hanno espresso eh, tante belle cose, hanno, da, ti hanno descritto eh, in modo molto molto... C'è un affetto. E quindi, Beh, siamo uniti anche eh, da, da affetto, da affetto con, con tanti, perché poi è stato un po' un, un, un comune denominatore. Insomma, quindi abbiamo cercato eh, di stare sempre bene insieme. Non è semplice perché poi i caratteri sono diversi, e le situazioni sono diverse, e le generazioni sono state diverse. Però ho cercato di, di creare anche un ambiente dove. Le persone stessero bene. È chiaro che fare teatro fa star bene a prescindere, probabilmente avrai capito, sentendo sì. tutti, che stanno tutti benissimo sì, quando vero, lo fanno. Sono si tutti felici, sono tutti appagati. <ride> quindi, comunque sia poterlo fare. Ma già aver dato l'occasione di farlo per me è motivo di orgoglio. Perché, sai, a volte ci pensi. Dici, ma sai, se ti fermi, se finalmente ti fermassi dopo quel lontano 82 in cui ti ho detto non c'è stato un attimo un periodo in cui io mi sia fermato. E se per una volta per un. vabbè, un mese capita che ti fermi. Un mesetto capita che ti fermi. Ma per un periodo, dico sei mesi, sette mesi, un anno ti fermassi, come non hai mai fatto, dici, che succederebbe? Eh, a volte me, me, me lo chiedo, è chiaro che egoisticamente ti dico: per me sarebbe inconcepibile, perché poi ci sono ci sono proprio adesso delle cose anche fisiche. Cioè, eh, l'attore prima ho detto tanti tanti attributi, l'attore secondo me è anche ipocondriaco. Quindi io per esempio sono uno molto ipocondriaco, per cui a volte quando non faccio teatro. Vivi in un mondo tutto tuo, c'è eh, cioè, il lavoro, la famiglia, sicuramente ci sono tante cose che ti impegnano e ti prendono, però poi quando non c'è la terapia del, del teatro a volte eh, vengono fuori i pensieri più strani, le cose più strane, entri in una sorta di, 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 di depressione, di, di, eh, sei un po' più, più moscio e altre cose. Quindi. Allora, quindi innanzitutto dico egoisticamente per me è difficile fermarmi. Però a volte penso che se, se ti fermassi completamente potresti mettere in difficoltà questi amici. Tanti di questi amici, che in realtà vogliono che, che, che si cammini, che ci siano iniziative, eventi, perché appunto, capisci che stanno bene loro e poi. Ti accontenti anche del fatto che a volte forse siano meglio loro che tu che a volte ti devi sobbarcare, adesso torniamo sempre a, a Monte, il fatto che non, non sempre abbia potuto fare solo l'attore egocentrico. Centrale rispetto, rispetto ad una proposta, o comunque anche l'attore piccolo di, di piccolo ruolo, ma solo quello, e invece tante altre volte tu entri in scena che nel frattempo, poco prima e poco dopo, devi pensare eh, a questo quello, quell'altro sotto, sopra, dentro, fuori, eccetera. eccetera. Insomma, sono, sono delle cose che effettivamente un pochino ti, ti, ti non dico ti stressano, ma insomma ti mettono carico e pressione addosso. Ecco che forse eh, a volte sarebbe bene anche scindere o fai l'attore o fai solo il regista o addirittura fai solo l'organizzatore che potrebbe essere anche un ruolo in cui mi sono trovato per tanti, per tanti motivi in questi anni, perché poi è chiaro che come organizzatore le mie esperienze escono anche fuori da questa stanza. Insomma, penso lo sai, insomma, io attraverso poi questa passione per l'organizzazione, per la regia in genere, di, di eventi culturali in genere ho fatto di tutto e di più insomma, <ride> in questa città, quindi eh, per cui cercato proprio di trasmettere questa questa tensione questa energia un po' in tutti i campi dove mi sono mi sono trovato perciò niente insomma io Penso e spero che eh, esserci significa far star bene anche tanti vicino a me, eh, gli amici. Qui possiamo dire per finire che teatro è vita ed è salute. Oh, sì, <ride> sì, penso proprio di sì: teatro è vita e salute, è assolutamente, e tante altre cose, tante altre cose perché assolutamente è, è, è questo. È sì, sì, ma tanto altro, tanto altro perché poi. Sono storie da raccontare, personaggi, visioni, testi, letterature, tante altre cose. È, è un mondo, <ride> è completamente un mondo, quindi è chiaro che dentro quel mondo c'è tanto da sviluppare. Grazie. Grazie a te Anna Maria, grazie, e speriamo insomma di, di, di risentirci e di rivederci. Soprattutto adesso che riusciremo a mettere in atto anche i nostri progetti futuri e, e quindi eh, a trovare, a trovare. Farveli, attenti, farveli, è... farveli anche vedere, no, ed essere anche seguiti proprio nel, nel percorso. Perché adesso sai, abbiamo fatto questa lunghissima chiacchierata e ti ripeto: ha fatto piacere a me. Anche come sfogo, come voglia di parlare, di raccontarsi. Eh, però poi la vedono gli amici ci saranno sicuramente tante visualizzazioni. Mi auguro, spero. Insomma, spero di non aver fatto affondare diciamo, l'indice di gradimento delle precedenti interviste. Però eh, mi piacerebbe poi che ci si seguisse anche. Eh, nel percorso realizzativo cioè proprio concretamente perché comunque appunto pensiamo di aver dato e detto e pensiamo di dover dire e dare ancora tanto a questa città eh, attraverso delle idee che poi hanno i, i piedi per camminare secondo me perché poi al di là di tutto eh, e qui posso fare come dire un passo indietro eh, l'attore Dopo deve avere per forza il feedback, il riscontro di chi ti viene a vedere, quindi, eh, dall'altra parte della staccionata, eh, di quella che in gergo si chiama quarta parete, c'è cioè, eh, cioè lo spettatore che ti vede, ti ascolta, ti segue. E lì, insomma, crediamo anche dalle risposte che abbiamo avuto negli ultimissimi anni, anche in, in periodi difficili come la pandemia, covid, due anni, due anni e mezzo di covid e tante difficoltà, le, le, le risorse che scarseggiano sempre di più. Una crisi in genere, cioè il teatro è in crisi a livello importante, a livello professionale, figurati se poi non può essere in crisi a livello locale per piccole realtà come la nostra ciò nonostante noi siamo oltremodo gratificati da una a, ottima risposta di pubblico che, che forse più che mai perché io credo che veramente eh, più che mai frutto anche ormai di una un acquisita maturità più che mai risponde e, e comprende apprezza le cose che proponiamo e nella loro anche collocazione, come ti dicevo prima, per cui questa è una cosa a cui tengo molto, nella loro collocazione alternativa. Quindi l'idea di presentare un prodotto nei limiti diverso, poi ci sarebbe tanto da poter discutere sul teatro, fra virgolette, alternativo diverso, chiamiamolo di ricerca, chiamiamolo di sperimentazione, forse impropriamente, a volte mi sono um, mi sono arroccato ha arroccato su delle posizioni che non sono propriamente quelle, eh, però comunque è sempre una proposta alternativa, diversa da, dal tradizionale, se vogliamo, eh, nella sua messa a punto, ecco, soprattutto nella sua confezione. Perché? Perché a volte anche ragioni obiettive, contingenti di, appunto, di risorse, di strutture, di disponibilità, di, di circostanze, te lo impongono e, e quindi eh, siamo andati nella direzione di poterci, non dico riciclare, ma ricostruire, ricostruire un'attenzione, ricostruire una... Una, una credibilità in particolar modo che è stata importante ma questo sicuramente non avrei potuto farlo da solo con tutta la testardaggine con tutta la buona volontà e con tutta l'intenzione e la forza di questo mondo ma se non avessi avuto dei bravi compagni di viaggio questo non sarebbe stato possibile insomma, quindi anzi tutto sommato eh, poi gli amici gli amici anche quelli, quelli, quelli che mi hanno seguito eh, tanto e bene in questi ultimi anni sono quelli che poi veramente hanno, hanno prodotto la vera forza insomma, artistica e organizzativa e qualitativa delle proposte presentate, insomma, quindi devo ringraziare tutto, tutto il mio movimento, tutti quelli che insomma, mi seguono perché penso che mi vogliono bene, insomma, <ride> quindi ringrazio tutti e, e vogliono bene ribadiamo per l'ennesima volta insomma al, al teatro eh, perché appunto teatro è vita, teatro è energia, teatro è tante cose. Dai. Grazie di tutto. grazie a voi, grazie a voi grazie. E, e continuate a seguirci, continuate a seguirci perché eh, ne abbiamo bisogno. Grazie. E ne vale la pena? Spero di sì, grazie. spero di sì, grazie a voi, grazie e buona giornata.